Sta per partire ufficialmente la nuova stagione agonistica dei Briganti Napoli American Football Team. Presentati a Palazzo San Giacomo, gli obiettivi e le iniziative che accompagneranno la squadra nel corso della stagione. La principale novità tecnica è l'acquisto del quarterback Andrew James Palazzolo, un americano di 24 anni di chiare origini italiane. Ha avuto un'incredibile storia, all'età di 8 anni gli è stato diagnosticato un cancro. Questo ha fatto sì che fosse allontanato dai medici, dai campi da football, ma lui comunque ha sempre voluto giocare a football e ritornare sul campo. Fino a 12 anni con la leucemia diagnosticata nel sangue ha dovuto subire chemio, nonostante questo è riuscito a sconfiggere il male, a guarire e ritornare in campo. Presenti anche i dirigenti dell'Aido Napoli, l'associazione italiana per la donazione degli organi, di cui i briganti sono testimonial, ed i ragazzi della scuola media statale Ugo Foscolo, con la quale i briganti stanno portando avanti un programma gratuito per incentivare la pratica sportiva nei ragazzi in età scolare. Sì, un bel progetto con una scuola, un bel progetto in un posto straordinario della nostra città che è il Virgiliano, e poi un campionato di Serie A dove i ragazzi napoletani metteranno sul campo il messaggio più forte, cioè quello dei valori, quali quelli sportivi, avvolati poi alle politiche giovanili. Ecco, questi sono sport che noi guardiamo con straordinaria attenzione, perché sono quei sport che emancipano la nostra città e soprattutto il tessuto giovanile. Ecco, oggi raccontiamo il coraggio di chi anni fa ha pensato questa rivoluzione, oggi raccoglie i frutti di un successo, che è un successo che diventa di tutta la città. La squadra avrà l'onore di essere l'unica del Sud Italia a rappresentare il football americano in Serie A dopo ben 5 anni di assenza, affrontando un'avventura molto impegnativa anche dal punto di vista economico. I briganti, grazie ad una collaborazione con Leopoldo Infante, saranno ambasciatori dei prodotti tradizionali campani nel corso delle trasferte in giro per l'Italia, e ogni partita casalinga sarà dedicata ad uno dei prodotti tipicamente napoletani, dal tarallo alla pastiera, dalla sfogliatella al babà. L'esordio è previsto per domenica 16 marzo alle 14 nella splendida cornice del Parco Virgiliano. Quest'anno la stagione è molto impegnativa perché ritorniamo in Serie A dopo 5 anni, affronteremo corazzate sia a livello sportivo che economico, perché al nord hanno un sacco di sponsor. Il nostro orgoglio è essere l'unica squadra del sud che partecipa al campionato di massima serie. Il nostro obiettivo è lottare per non retrocedere, insomma fare un campionato di metà classifica, per essere onesti. Poi tutti i risultati migliori che verranno ovviamente sicuramente saranno una conquista.